Massimo Enrico Milone. Pronto? Sono Francesco, il Papa e la rivoluzione comunicativa un anno dopo, libreria editrice Vaticana. Come mai questo libro? Come mai un libro sulla comunicazione? Il libro perché è cambiata la mia vita. L'11 febbraio del 2013 vengo nominato direttore di Rai Vaticano, la struttura della direzione generale della Rai che si occupa del Vaticano. È il giorno delle dimissioni di Papa Ratzinger, un grande papa, un atto di umiltà e di coraggio. E dal 12 febbraio 2013 sono a Roma a gestire le congregazioni, il conclave, l'elezione del nuovo pontefice, il ciclone Bergoglio. Fratelli e sorelle, buonasera. La comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. Parla ai giornalisti, oltre 6.000 corsi da tutto il mondo per il conclave, il primo incontro con i giornalisti, e chiede a noi cronisti di parlare di verità, di bontà e di bellezza, subito con un monito forte che mi interroga come giornalista ormai di lungo corso: studiate, preparatevi e raccontate la Chiesa, che non è un evento mondano ma un evento spirituale. Era iniziata la rivoluzione Bergoglio. Il Signore ci vuole pastori, non pettinatori. Ha conquistato tutti, i media di tutto il mondo, due copertine di Time, Uomo dell'Anno, i giornali americani che parlano di una delle personalità più importanti, la personalità più importante oggi al mondo. Ricordiamo subito il vocabolario di Bergoglio, anch'esso rivoluzionario, che amministra il suo popolo. Gesti ed estetica, ecco, sono contenuti con Papa Bergoglio, sempre, in ogni momento, in ogni attimo della sua giornata e della sua vita da Papa. E infatti tu di questo parli, di questo anno di pontificato e di come lui abbia parlato appunto ai media. Si è detto che quasi come se avesse scritto un'enciclica. Sì, una sorta di prima enciclica sui media, 14 documenti allegati nel libro, in particolare molto bello il colloquio di Papa Bergoglio all'indomani del viaggio, al ritorno del viaggio a Rio de Janeiro con i giornalisti, e ovunque il monito a un'assunzione di responsabilità per i giornalisti aggiuntiva, la responsabilità di interpretare in chiave spirituale le parole del Vescovo di Roma, l'annuncio del Vangelo, che è questa poi la grande, splendida rivoluzione della Chiesa da 2000 anni. Le parole del Papa attraverso gli scritti di Massimo Enrico Milone, lo ricordiamo ai nostri telespettatori. Pronto, sono Francesco, il Papa e la rivoluzione comunicativa un anno dopo, libreria editrice Vaticana.